Rospo dissa Rubino e Grembaud e si sfoga contro il Cerbero Podcast, addirittura, tutti proprio. Ragazzi, oggi vi volevo parlare di chi? Di Rubino, e annuncio che tutte le live di giugno conterranno nel titolo Rubino, così gli diamo importanza. Faccio un mese scrivendo nel titolo Rubino, faccio questo. Fregato, nel senso, gli squali stanno arrivando. Vogliamo iniziare? Stanno arrivando al limite, no? Stanno arrivando. Ma quando non sei di Roma, fai più fatica. Lo so, Rubino, quanto è stato duro il tuo percorso, il tuo grande, lungo percorso. Da i prank ad Antonini Francesco clautandoci sopra. Voglio leccare i Kappalicious, tutte quelle cose lì. Hai fatto un bel percorso, complimenti. Ci sa, spacca, bravo. Come Greenbaud, voglio complimentarmi anche con Greenbaud che dopo... Basta utilizzare questo tipo di linguaggio. Ma entra Domi? Basta. Mi avete rotto i coglioni. L'accentino, dici, no? Rainbow, cioè, siete la copia della copia della copia. Basta. Siete patetici. Guarda, mi hanno rotto i coglioni, sono fastidiosi. Io posso tollerare solo drink. Solo drink. Un po' di drama. Cioè, tutti così, io. Che palle, ragazzi. Ma cos'è diventata? La battaglia dei cloni, Twitch Italia. La lotta dei replicanti. Bisognerebbe dire un po' di personalità, spesso, Cristo. Però, ma un po' più spesso greve. Guarda, se mettono un greve in mezzo ogni tanto. Ma quella, sai, una parola, vabbè, ma proprio tutta l'impostazione vocale. Ma parti tutto dal Gabrone? No. Omiadol, Chris LaWay. Vabbè, Omiadol è l'originale. Insieme a Chris. Dico, i primi copycat. Citando. Sì. Poi Gabrone. Rospo, pure il Pippega, un po' Chris. Tutti così. Mini Omiadol, vabbè. Ma io lo dico anche per loro. Grande Chris LaWay, ci siamo conosciuti che se volevamo menare, siamo grandi amici. Grandi amici? Quasi amici. Però, sei bugato sto video. Ma vabbè, montato male. Sta essenzialmente tentando di screditare l'immagine di Rubino, come si fa di consueto quando te sta sul cazzo qualcuno che c'ha un canale YouTube. Vai sul suo canale e fai ordine ai video per meno recente. Vedi un po' i video passati, se sono un po' così, ha visto Antony Di Francesco, Kappalicious, ha detto quelle due cose, mo Greenbaud che gli ha dato visibilità. Ha provato a fare YouTube e cose, è riuscito a farcela portandosi il pubblico di TikTok. Però su Greenbaud ci ha provato per 10 anni, ce l'ha fatta. Okay. Non è questo il punto. Allora, se volete parlare di Rospo, che ci sa, eh? Ci sta. No! Eviterei! Fate i furbetti. Vi mostro la clip e capite, aspettate. Voglio tatuare il logo di Twitch Italia in fronte. Qua mi ha fatto ridere, non lo so perché. L'hanno già fatto. Ah, voglio farlo anch'io. Ok. È un bubulus, tranquillo. Che però mi arrivi anche sul naso. Tipo la scritta va da giù. Oh, mi voglio tatuare il logo. Niente di sbagliato in questa clip. L'ho presa sul ridere. Poi mi arriva questa. Sta pure in casa nuova, Gram. Sì, guarda. È che si è visto Telegram. La quello dei social boom, casa nuova. Non lo ha per da un po'. L'ho presa a ridere comunque non ridendo. Fare pure nota strana. L'ho presa a ridere. Entrando sul gruppo casa nuova, Gram. Ah no, non potete perché sono in video. Poi metto il link nella storia. A quest'altra clip. Nel senso, non penso che la persona sia stata una bestemmia qua, deve essere veramente stupido per farlo. No, capito, però è chi si è dato al simbolo del Twitch. Ognuno c'ha la sua. Ma quella ragazzetta che sta là con Greenbaud, quella che abbiamo conosciuto, cioè, quella volta. Lasciando il fatto, non voglio solo questo, non ha manco nominato. Nulla di grave. Cioè, l'ha detto Greenbaud, volevamo il tatuaggio sulla fronte, va bene. Ha detto Rubino, c'è chi si fa il tatuaggio sulla fronte? Va annichilito. Al di là di tutto, no? Ovviamente è sacrosanto il diritto del caro Rospo di tatuarsi qualsiasi cosa, però certo. Ci sta a fare una battuta. Si può tatuare pure i peni in faccia. Ci sta a fare una battuta su un tatuaggio che, insomma, è un po' strano, se può dire.
ma è al pari di quella di Gren, solo che Gren l'ha posta in modo diverso, perché anche lui non se lo farà mai e stava dicendo che era una cosa un po' del cazzo, un po' sotto le righe. Rubino ha detto solo c'è chi so fa, disapprova Rubino, però non penso che sia un pretesto per annichilirlo in questo modo su, tutto, su tutta la sua carriera. Sta a fare il giochetto del dramma, capito? Quello in cui ci provano un po' tutti per riuscire un po' a emergere. Diciamo, capito? Che è facilmente influenzabile, questo vedo. Anche da alcune cose che ha fatto, diciamo, criticabili, per utilizzare un eufemismo. Sai che l'abito non fa il monaco, però la scelta dell'abito può far capire una persona come vuole sembrare agli occhi degli altri, no? Quindi anche determinati sia atteggiamenti sia tratti che ha deciso di usare come caratteristici Rospo fanno capire anche che vuole sembrare altro, okay? Gimmick, però poi quando quello. Lo vedi che nella live reel si attacca con qualcuno e poi magari vede la situazione pericolosa, gli sputano e si annichilisce e capito, si impaurisce, là si capisce la gimmick. Però capisco anche tutto il discorso lavorativo, che comunque un po' tutti vogliono fare chi più chi meno il personaggio sul web e fare determinate cose. Certo. Diciamo che a me non piacciono, cioè un personaggio che spesso e volentieri trovo discutibile, ma perché quando pensa di voler boostare, no, i suoi spettatori o comunque le sue live lo fa sempre in maniera che a me non piace questo. Ma perché sta in quell'ambiente dove bisogna fare il duro, dove bisogna fare lo spaccone, non è più... Devi tryhardare, sì, ovviamente, sì. L'abbiamo detto mille Tranquillo, volte. Tranquillo Greenbaud, non voglio avere il tuo pubblico, tienitelo pure, a me frega... Se volessi avere il tuo pubblico me lo sarei preso, nel senso, se avessi voglia di fare qualcosa non ti preoccupare che avrei fatto tanto, ma semplicemente non me ne faccio la mia vita. Sarebbe stato nell'Olimpo di Twitch. Nell'Olimpo, sì, stavo per dire che è sempre la solita frase, no? Avrei potuto, se avessi voluto, ma peggio di quello che ha già fatto, non lo so, è difficile, veramente da una lì. Cioè, non mi sembra, al di là di tutto, condivido appieno, ma l'ho detto anche a più riprese, condivido appieno un'analisi, nel senso che alla fine è un bravo ragazzo, l'ho conosciuto anche brevemente, è sempre stato molto educato con me, quindi... Però insomma, il contenuto che porta non mi è mai sembrato particolarmente raffinato. C'è gente che dice ecco, io avrei potuto, c'è sto a riflettere, non si rende conto che in realtà è peggio, cioè è più sminuente verso se stessi dire che uno avrebbe potuto fare una cosa e che non è nella realtà, perché significa che non l'hai fatto. Quindi è colpa tua. No, cioè, aspetta, però quando dicono ciò lo fanno sempre con il sottotesto, non sono mai sceso a compromessi come altri. Ma è una puttanata. Certo, spesso perché, guarda, sì, non sempre. Faccio il discorso su me stesso autoinsultandomi. Io avrei potuto lavorare nella musica a 29 anni in questo momento se a 18 anni avessi fatto un determinato percorso, no, preciso, ordinato, cosa che per mia colpa... Per mie scelte non ho fatto. Ma quello è un altro discorso. Io dico, avrei potuto. Però è un altro discorso, nel senso che magari... Avrei potuto partecipare ai cinepanettoni ogni anno. Cioè. Chiunque avrebbe potuto stare nell'Olimpo, però non ci sta per un motivo, quindi è inutile dirlo. Capito? Bro, hai 30 anni, bro, 30 ne hai, 30 ne hai. Datti una chillata, smettila di aprire bocca su ogni cosa. È passato un anno da quando ho fatto questo tatuaggio. Se ti è rimasto ancora qua, sono fatti i c***o poi, cioè, però sta cosa del tatuaggio di Twitch l'hanno preso, cioè se l'avesse fatto uno streamer americano, ragazzi, sarebbero tutti a dire wow, crazy bro, that's cool, sì. Beh, grande conoscitore dell'America, Rospo, è accettato lì. Sembra madrelingua comunque, posso dire. Ah, quello sì. Questa quello è sì. Proprio la mitizzazione di quell'ambiente là. No, cioè quello che vedono nei documentari, immagino, di questi trappers, non è il mondo reale. Poi magari in America veramente c'è un po' più di accettazione per queste però cose. Posso dire una cosa? Però non penso senso... che Rospo sia discriminato per il tatuaggio di Twitch, semplicemente sono uscite due o tre battute perché fa ridere il fatto che uno si faccia un tatuaggio o dei beat o il logo di una multinazionale del cazzo, cioè fa un po' ridere. Sì, sì. È come, cioè io prenderei per il culo uno che si tatua Coca-Cola, poi è libero di farlo, no? Che cazzo me ne frega a me, io mi concio come un clown. È l'America che sta. Chiamo ogni live intitolata con Rubino, cosa stai facendo? Rubino, che cosa hai fatto? Rubino, perché lo hai fatto? Faccio così, mi sono rotto, così senti la pressure sopra. Ti darò attenzioni? Probabile. Però vogliamo memare su una persona? Memiamo su Rubino.
Vedi, non lo so, è singolare che lui abbia detto ti metto il nome nel titolo così senti la pressure sopra. Secondo me è quella che ha sentito lui quando magari è stato messo in un titolo di qualcuno. Ma non so se di Rubino, no? E penso di sì, credo. Cioè Rubino lo metterò, spoveto. Questo, secondo me, prova ancora la sua sensibilità. Oddio, cioè che ci sta oddio, male, che secondo me. Oddio, ma no, più che sensibilità è content. Sì, non penso che intacchi la sua sensibilità. Secondo me sta a fare come ma si se io dico, fare, ti faccio stare no? male io a te, significa che io sono stato però, male. Però onestamente non credo che Rospo sia mai stato rosica. Male per una battuta di Rubino sul tatuaggio. Dai. Sì, ma al contrario, sa che Rubino rosica no, anche, aspetta, no? Ma Rubino non ci ha fatto una live sopra. Questo non lo so. Come me l'hai detto tu adesso? No, ho detto immagino che visto l'ha messo che l'ho nel visto, titolo. Ho visto Rospo nei titoli di Rubino, quindi okay. Immagino che sì, non lo so. Sì, oggi stanno a dire. Vabbè, allora fatto risposta a questo. Sì, vabbè. Però è per dire comunque che non è che ci piace per forza fare ste cose, ecco. Magari a lui non è contento e sta a fare sto sfogo, magari lui non sta lo so, mi sembra... Mi sembra semplicemente voler riempire una stream di qualcosa. Cioè, secondo me non è neanche totalmente serio. Sì, ma perché già... Sì. Sono parzialmente e poi d'accordo. Indubbiamente quando fai queste cose c'hai più spettatori, c'hai più hype e quindi uno inizia pure a pensare che dovrebbe iniziare a portarne di più. Ci entri un po' dentro nel vortice del drama, del flame. Beh, è vero, sappiamo che il dissing tira e soprattutto che il flame... tira. Anche perché non sono io ad aver fatto certe cose nel mio percorso per poi abbandonare altre persone per ciò che sappiamo, no? Cioè? Ma nel senso, non prendiamoci come se tutta Italia non avesse visto quello che ho fatto, quanto è stato fatto, ragazzi, per farmi vedere da tutti, nel senso. Ma che ha fatto Rospo? Cazzo hai fatto? Che te sei buttato in mezzo ai sorci là che era? Ti è buttato nei navigli, che cazzo ha fatto? Ha fatto quella mezza rissa con quel Maranza e, al ristorante. Se te sei fatto sputare in testa. Penso se lo stesse in tono critico, sei tavoli, che hai fatto? Cioè, penso, stavo facendo un'autocritica? Credo, cioè, avete visto quello che ho dovuto fare per farmi notare? Più che autocritica, semplicemente ha detto traiardato tanto, quindi molti mi avranno visto alcune cose su me. Spero voglia di questo, ma non lo so. Ah, ragazzi, perché è la stessa cosa che mi è successa. Vi spiego, l'altro anno io ho smesso di stare in mare per un tot di tempo perché mi sentivo oppresso dal Cerbero che continuava a fare, dal Cerbero, Rubino, quella gente lì, che continuava a fare live su di me, buttando addosso, continuando a vedere una clip. Si sentiva oppresso. Greve. Che live no, allora non mi interessa, nel senso che se fai delle cose criticabili in live, sei un content creator, aspettati che vengano criticate. No, certo, poi ovvio non abbiamo fatto mica nulla di male. Tra l'altro, vabbè, scusa, perché mi conosco. Fai live poi uno può. Cioè, tra l'altro mi conosco anche se non mi ricordo le live in questione, forse quella del taxi, no, che altro, delle dimostra, cose che pena, dimostra che non sa gestire le critiche. No, al limite questo. E allora se comportassi in maniera più umana e non come un teppistello, perché non è che l'abbiamo bullizzato, no. L'abbiamo criticato, quindi sì, se si fa coinvolgere emotivamente ci sta male lui nella sua animetta, nella sua anima, è un problema di percezione della critica. Basterebbe non fare merdate, non è molto difficile. Certo. Cioè, basterebbe non rubare delle cose all'interno di un taxi facendogli rischiare il lavoro o problematiche di quel tipo. Sì. Non aizzare litigi in giro per strada, esatto, come stai in live, come magari sarebbe anche l'acqua latino, cioè non è difficile. Se fai cazzare del genere ti aspetti più riprese. Tant'è che negli ultimi mesi non abbiamo più detto un cazzo su Rospo perché se ha fatto le sue cose, chi se ne frega. Ma io mi sono imposto di non parlare più di Rospo, quindi mi immaginiamo. No, ma poi non c'era manco nulla da dire. Ma no, ma perché la certa era diventato estremamente ridondante. Sì. Erano le ennesime cazzate fatte di proposito per mantenersi a galla su una piattaforma che uno si è dato a fronte. Ragazzi, se non ci fosse stato Rospo, dovevate reactare a qualcosa, nel senso, il vostro lavoro è una reaction. Ci svegliamo? Mi rivolge pure a te al contrario sta cosa. Non fate altro. Marco, se non c'era Rospo a fare quella roba, c'era qualcun altro a fare roba. Cioè, non è difficile. Mi dispiace, ma c'è sta sempre lo già. Scemo di turno che magari... No, lui. No, Rospo. Dico quello che, quello che va a litigare per strada, il Mirl. Quello che va a dare fastidio ai gatti. Maranza.
Ma no, quello no, che entra nel negozio dei gatti, sì. Che può essere, ma quello che si tuffa, quello che scappa dalla polizia. Il 2-6-2022 non posso ancora rispondere a sto bizzarro. Non ce la faccio più, ma non è cattiveria.